benvenuti. Oggi siamo nella riserva regionale naturale di Muntioni, un grande parco naturale di circa 8.000 ettari che si estende tra le province di Livorno e Grosseto. E siamo qua per ricordare in questa giornata, il 5 maggio, il 200° anniversario della scomparsa di un grande personaggio della storia, Napoleone Bonaparte. Ma cosa ci facciamo nel mezzo di un parco naturale per parlare di Napoleone? Perché a Muntioni, specialmente in questa piazza, c'è una delle poche testimonianze di questo periodo, del periodo napoleonico, che si sono conservate in Alta Maremma. Siamo al centro di una piazza, di un villaggio che oggi è nascosto tra gli alberi del bosco, che si chiamava Muntioni Elisa. Elisa ovviamente è la sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte Basciocchi, che fu ultima principessa di Piombino e che qui decise di costruire un importante villaggio minerario per sfruttare le risorse minerarie, cioè l'allume. Abbinato ad esso anche la costruzione, l'avvio di una grande azienda agricola di qualità dove si facevano delle produzioni particolari, dal baco da seta ai vitigni. Qui nasce anche l'enologia moderna per questo territorio, ma di questo è un argomento che parleremo un'altra volta. Questa piazza è il simbolo, l'espressione del potere di Elisa e di Napoleone. Fu progettata da un grande architetto, cosiddetto della generazione degli architetti della rivoluzione, Théodore Bienhamé, e da qui si domina il palazzo della direzione, le strade che conducevano agli impianti produttivi, le dispense, le varie casette fatte per gli operai. Sulla collina di fronte si vede l'azienda, la fattoria vera e propria. Qui, in questa piazza, fu realizzato anche un monumento che oggi possiamo vedere e leggere quasi completamente grazie ai Lions di Piombino, che nel 2017 ne hanno finanziato il restauro. Il monumento si compone di un cippo realizzato in marmo di Carrara che fa pendant con una cisterna con una copertura a piramide, con una palla sulla cuspide della piramide. Il monumento ha chiaramente tantissimi richiami simbolici, ma un po' tutta la piazza è come un grande tempio massonico, perché poi l'ideale che sovrintende alla realizzazione di questo complesso monumentale sono proprio gli ideali della massoneria che in quel periodo stava arrivando anche nei nostri territori. Gli elementi principali, intanto il comune di Elisa Muntioni, miniera di allume, il motto napoleonico, tutto fu creato per mezzo del suo genio, e poi il profilo di Elisa alla nostra ben amata sovrana, che cela questa dedica anche il nome dell'architetto progettista, la Notre Bien-Aimée. Il Bien-Aimée, come vi dicevamo, Théodore Bien-Aimée fu il progettista di tutto il villaggio e in maniera particolare fu il compositore di questo complesso monumentale. Gli altri lati del monumento riguardano sempre la storia e celebrano la grandezza della famiglia Bonaparte e della famiglia anche di Felice Basciocchi, marito di Elisa. Infatti troviamo lo stemma della famiglia Basciocchi. Opposto a Elisa, guardando la piramide, lo stemma di Napoleone. Napoleone, imperatore e re. L'altro lato manca, non c'è più, o non c'è mai stata, perché molto probabilmente nella simbologia di tutto il monumento, una simbologia massonica, il riferimento alla pietra grezza all'inizio dell'opera di perfezione è data proprio da questo lato del cippo commemorativo. Bisognerebbe essere qui a Muntioni, in questa piazza, per capire quanto c'è dietro alle idee che Elisa Bonaparte ha portato nel territorio. Oggi sono nascosti tra gli alberi, tra i rovi ed altro, però è proprio esemplificativo anche del pensiero che Elisa Bonaparte ha portato qua. Non è errato dire che la modernità nel Principato di Piombino è arrivata con i francesi. Hanno portato sicuramente un nuovo modo
di amministrare, hanno portato la scienza al governo, la conoscenza del territorio come azione di governo e di amministrazione. Oggi forse possiamo prendere spunto da quello che Elisa ha fatto due secoli fa su indicazione del fratello Napoleone. Ricordiamo che Napoleone, diceva Elisa, era il suo miglior ministro. Possiamo prendere spunto. La conoscenza è la base dell'azione di governo. Se vogliamo valorizzare un territorio, dobbiamo prima conoscerlo.